Ricapitolo passo passo questi passi. Numero 1. Scegli il tuo canale preciso, la tua direzione, basata sia su un tema stretto, sia su una tribù che abbia delle esigenze particolari. Numero 2. Individua quali sono le fonti che ci sono già là fuori, blog, siti web, siti di news, video, immagini, eccetera, che già ci sono e che parlano di quell'argomento. 2. Fai anche delle ricerche persistenti, aperte, che continuano a catturare roba, e prendi tutti questi feed RSS, aggregali insieme usando uno dei tool che ti ho consigliato gratuiti e poi mettici eventuali filtri, così che puoi deduplicare, togliere cose che non ti vanno bene, menzioni, personaggi e marche che non vuoi vedere apparire. Alla fine fai il lavoro del curatore, cioè scegli a mano queste cose, perché qua poi ogni volta che io faccio una di queste presentazioni esce un gruppetto di persone che vanno a casa, scrivono un software che prende tutte le notizie da alcune parti, ci mette un filtro e prof, ti scureggiano fuori questo canale automatico di cacca più pulita. Ma sempre cacca è! Ti posso garantire che non c'è un modo che io ho scoperto dal 2004 a oggi per non far uscire la cacca se non andandoci a mano. Non c'è un software che riesce a capire le sottigliezze delle differenze delle notizie. Sì, se prendi solo quelle che scrivono i grandi giornali, sì. Ma se vai a prendere anche nei vicoletti, nell'underground, perché lì ci stanno cose interessanti alternative, e lì le devi vedere con occhio se sono affidabili o se è una presa per il culo. Quindi ci deve andare una persona a guardarle. Pubblica online, condividi e distribuisci. Scegli, individua, cattura, aggrega, filtra, seleziona, pubblica, condividi. Questo è il percorso del news mastering.